La biblioteca era fatta da due impiegati e dal direttore, che era un avvocato, si chiamava l'avvocato, non mi ricordo molto, molto timido. Poi c'erano due e basta, le riviste erano qui, l'esposizione delle riviste era qui. E poi c'erano due o tre impiegati di grande tradizione, c'era l'economo che aveva combattuto le battaglie durante il periodo della guerra insieme a Luigi Russo per tenere in piedi la scuola, e c'era un impiegato tra l'altro molto impegnato politicamente, fu anche un dirigente del PSIUP, una persona molto intelligente, Mariotti, ma erano figure che contavano molto, erano impiegati di non, contavano parecchio, così come la notte contava parecchio il portiere notturno, il celebre Marino, che era un signore molto piccino, anziano, severissimo, che teneva l'ordine durante la notte, cercava di evitare che rientrassimo dopo mezzanotte arrampicandoci per le finestre, perché allora bisognava rientrare entro la mezzanotte, i maschi. Le ragazze che vivevano al timpano dovevano rientrare entro le 10:00.